Come qualcuno di voi saprà, o molti di voi sapranno, l'arma di Thor era appunto il martello. Ovviamente non un martello così e neanche di Amazon Basics, chiariamoci bene. Però Thor possedeva un martello. Il suo martello si chiamava Mjolnir, o Mjolnir, dipende, e significava, si pensa che significhi frantumatore, ma non è di questo che voglio parlare. E se volete approfondire l'argomento di Thor, vi lascio qua sopra la scheda, la playlist proprio incentrata su questo dio. Noi siamo qui a parlare di un'altra faccenda, ovvero di queste collane. Magari avrete visto in giro qualcuno che le porta, magari le avete viste nei film, in qualche telefilm di sicuro, ma vi siete chiesti il perché ancora oggi vengono indossate, da dove deriva questa usanza di portarle al collo o addirittura vedremo poi che venivano cucite sui vestiti. Beh, in questo brevissimo video vi illustrerò un po' la faccenda, ma intanto vi do il benvenuto sul canale del clan Grimnir e se volete supportare il lavoro e siete incuriositi da questi argomenti, potete iscrivervi. Iniziamo immediatamente. Oh, caro clan, possiamo iniziare questo brevissimo video come già vi ho anticipato. Allora, dobbiamo fare un grosso, grosso salto indietro nel tempo. Per lo più dobbiamo andare verso il IX-X secolo, ovviamente siamo in Europa, e ovviamente in quel periodo lì, ebbene, il cristianesimo stava schiacciando tutte le culture e i culti, va da sé, che c'erano prima in quel periodo, che c'era qui in Europa, quello che comunemente adesso viene chiamato paganesimo e quello che successivamente diventerà mitologia nordica. Rido per non piangere. Ci troviamo nel X secolo, Nord Europa, Danimarca, Norvegia meridionale e Svezia. Beh, in questi tre paesi principalmente, non solo in questi, ma i ritrovamenti più grossi, diciamo più massicci, sono stati appunto effettuati in questi tre paesi. Stavo appunto dicendo, il cristianesimo stava schiacciando i culti che c'erano e, come sapete bene, è usanza dei cristiani portare al collo una croce. Beh, non ci vuole molta fantasia, ci si può arrivare anche a logica, perché appunto se voi pigliate questi martelli, li girate, sembrano vagamente delle croci, allora da lì l'usanza di queste popolazioni come contrasto, come dire, noi abbiamo le nostre tradizioni, abbiamo la nostra cultura, non vogliamo convertirci al cristianesimo. Quindi, come diciamo simbologia, come segno di riconoscimento, iniziarono a mettere appunto, scusate se ho toccato il microfono, iniziarono a portare al collo questi martelli di Thor. Perché proprio il martello di Thor? Ci arriveremo tra pochissimo. Dovete immaginare questi martelli, vi metterò qualche immagine adesso, molto molto piccoli, si parla di 2-3 cm al massimo, e venivano anche cuciti sugli indumenti. Perché il martello di Thor? Semplicemente perché Thor, nel culto nordico, appunto era colui che scacciava le minacce, colui che combatteva i giganti, combatteva appunto i mali che invadevano Midgard. Midgard uguale la terra dove vivono tutti gli uomini, quindi era molto 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 logica il fatto di appendere un simbolo di questo dio, perché si affidavano a Thor appunto per scacciare
tra virgolette, Cristo, perché era visto come il nemico, era visto come l'invasore, quello che appunto stava schiacciando la cultura, stava schiacciando le tradizioni, stava usurpando le terre, palesemente, è storia, non mi sto inventando nulla. E quindi fu proprio per questo, e anche perché, appunto, se voi mettete un martelletto così, può ricordare una croce, se voi lo mettete così, è un martello. C'era anche questa contrapposizione che approfondisco di più nei due video che feci tempo fa, appunto del culto di Thor, dove si parla sia dei toponimi sia appunto di questa faccenda, perché non c'erano solo bianchi e neri, nel senso non è che c'erano solo cristiani e solo quelli fedeli a Thor. Molto spesso le due cose si univano, molto spesso appunto c'era chi indossava il martello, ma pregava Cristo, perché appunto durante la storia queste due cose si sono unite, sono confluite insieme e molti credevano sia a Cristo che a Thor. Quindi è per quello che molti, anzi tutti, dicono che quando mettete questo al collo, non lo dovete fare per moda, non dovete farlo perché l'avete visto in un telefilm o in un videogioco. Questo ha appunto un significato molto profondo, è un significato talmente profondo ma talmente semplice che io mi ricordo le mie origini, ricordo le origini di dove sto vivendo e voglio mantenerle e mi ci voglio identificare. Quindi se incontrate qualcuno che porta al collo un martello, così. Molto probabilmente è per questa faccenda, perché ci tiene alle proprie origini e vuole mantenerle vive, vuole tramandarle magari, ma comunque sì, ha un senso di appartenenza. Chi lo indossa per moda e non sa neanche da dove derivi questa cosa, beh, mi spiace per loro, ma è pieno purtroppo di queste persone. Appunto, di fine video, tutte le informazioni le ho prese da questo libro che trovate qua sotto in descrizione se volete e vi ringrazio. Vi ripeto, questi argomenti se vi piacciono iscrivetevi qua al canale, a voi non costa niente, a me aiutate molto 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 più di quanto voi pensiate. Ci vediamo al prossimo video dove vi spiegherò perché questo canale si chiama così, il significato che c'è dietro e il significato anche del logo. Magari l'avete visto un po' nelle schede della community qua su YouTube o sulla pagina Facebook, però ci farò un brevissimo video apposta. Quindi vi aspetto nel prossimo video e come sempre, grazie a tutti voi, grazie soprattutto del traguardo che abbiamo raggiunto, ovvero abbiamo superato i 5.000 guerrieri qua nel clan, quindi grazie ancora, grazie ancora. Ci vediamo ad un prossimo video. A presto. Clan.